Eccoci di ritorno al nostro incontro biblico. Vediamo se oggi non credo che riusciremo a terminare il libro dei segni. Allora, facciamo un breve ambientazione. La volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo letto, commentato il lunghissimo discorso, questo, sulla testimonianza che Gesù rende a se stesso. Il discorso, uno dei tre discorsi, e le discussioni, questo e quello di su Gesù e Abramo, che segue il quinto segno, Gesù cammina sulle acque. Oggi vedremo sicuramente il discorso su Gesù e Abramo, e se ci riusciamo anche il sesto segno, che è il cieco nato. Cieco nato che sicuramente sapete che in una dei cicli liturgici, non quello di quest'anno, ma quello dell'anno scorso, il ciclo A, si trova nel tempo di Quaresima, nella quinta domenica di Quaresima, in un testo molto adatto alla Quaresima. Il prossimo mese staremo in Quaresima. Vediamo il Signore dove ci guida questa sera. E dopo il cieco nato ci sarà il discorso sul buon pastore. Io sono il buon pastore, sono la porta delle pecore. Il settimo segno, la risurrezione di Lazzaro. E poi gli ultimi eventi prima della seconda parte, il libro dell'ora della passione di Gesù. Quindi la condanna a morte di Gesù, decisa dopo la risurrezione di Lazzaro, l'unzione di Betania, l'ingresso a Gerusalemme e poi il discorso sulla prossima glorificazione del figlio, che è la terza ed ultima circostanza in cui si sente in diretta la voce del Padre, il battesimo, la trasfigurazione. Solo San Giovanni ci riferisce questo terzo intervento di Dio Padre, che attesta e accredita il figlio. Dice: Padre, glorifica il tuo nome, dirà Gesù. Il Padre con voce sensibile risponde: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Oggi dobbiamo proseguire il nostro discorso da dove l'abbiamo fermato la volta scorsa, cioè da qui. Ecco la slide. Allora, facciamo un po' di introduzione, dobbiamo riprendere il discorso su Gesù e Abramo. Quindi, ci risituiamo. Il capitolo 8 abbiamo visto l'adultera, Gesù che si proclama come luce del mondo, e la volta scorsa il discorso di Gesù sulla testimonianza che rende a se stesso. L'ultima parte del capitolo 8 è il discorso fra Gesù e Abramo. Prima di leggerlo ne individuiamo alcuni punti salienti, alcuni passaggi fondamentali. Una di quelle frasi da scolpirsi e da attaccarsi in camera, meravigliose. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Potremmo rimanere fino alla fine dell'incontro ad approfondire solo questo versetto che è meraviglioso. Poi, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato, dirà Gesù ai suoi interlocutori quando si vantano, si pavoneggiano di essere liberi e di essere figli di Abramo, ma Gesù cercherà di farli comprendere che la libertà che ostentano di avere è illusoria, perché purtroppo compiono le opere del Padre loro. Voi avete per padre il diavolo, volete compiere i desideri del padre vostro, lo diremo questa espressione. Attenzione, questi non erano tutti quanti indemoniati, non erano tutti da esorcista. Eppure Gesù gli dice, è molto forte, avete per padre il diavolo. Nel Vangelo di Giovanni c'è proprio una distinzione netta, ci sono i figli di Dio e i figli del diavolo. Una via di mezzo non c'è. Giovanni radicalizza questa cosa qui, ma anche nei sinottici Gesù usa questa espressione, no? Chi non è con me è contro di me, chi non è contro di noi è per noi, c'è sempre o pro o contro. Se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno, altra frase calda, ecco, su cui ci sarebbe veramente molto da meditare. E poi, prima che Abramo fosse, io sono. Questo io sono l'abbiamo già incontrato, lo incontreremo tante altre volte. E nel particolare, questo è un anticipo, San Giovanni è l'unico che quando vanno ad arrestare Gesù nel Getsemani, questo particolare che riporta soltanto lui, dice: chi cercate? Gesù Nazareno, sono io. Tutti per terra. Caddero tutti per terra. Sono io sono. Quando Gesù dice sono io sono, sta
citando il nome di Dio. Esodo, io sono colui che sono, quindi sta affermando, voi sapete che il nome di Dio, il nome appartiene all'essenza, alle persone divine, così evitiamo anche Mardavic, sono tre, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma l'essenza divina è una. Il nome di Dio rivelato a Mosè non si riferisce alle persone, perché il nome delle persone è Padre, Figlio e Spirito Santo, ma si riferisce all'essenza, cioè la natura divina posseduta ugualmente, senza nessuna distinzione e differenza tra le tre persone, è io sono colui che sono, cioè io sono l'essere, io sono l'eterno, io sono colui che è, io sono colui che è stato e sempre sarà, ed è l'origine, la vita, il principio della permanenza nell'essere di tutto ciò che vediamo, di tutto ciò che è fatto e di tutto ciò che c'è. Quindi quando Gesù dice questa parola sta proprio affermando in senso fortissimo la sua divinità, perché sta attribuendo a se stesso il nome di Dio. Quindi prima che Abramo fosse io sono, e vedremo, detta questa cosa, tutti diventano una belva, perché essendo ben acculturati nelle scritture hanno capito benissimo, cioè non è che non sta dicendo semplicemente io sono esistito prima che esistesse Abramo, ma prima che Abramo fosse, non ha detto io ero, ma prima che Abramo fosse io sono, quindi e hanno capito bene, come vedremo, gli interlocutori. Adesso usciamo e andiamo a leggere il testo con qualche passaggio se sarà necessario in lingua, però allora prima leggiamo, le vedete bene dietro? Grandisco? Allora, Gesù allora disse a quei discepoli, a quei giudei che gli avevano creduto. Il contesto sta parlando ai giudei, a quelli che gli avevano creduto, poi vedremo però che intervengono anche quelli che non sono molto dalla parte di Gesù. Se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi Gesù sta dicendo che la libertà che tutti pensiamo di avere è tutto da dimostrare che ce l'abbiamo. E infatti loro si difendono subito. Gli risposero, noi siamo discendenti di Abramo, quindi che significa? Apparteniamo al popolo eletto, siamo la crema del mondo, siamo il popolo di Dio e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come vuoi dire diventerete liberi? E Gesù risponde, in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Adesso vedremo, vi commenterò queste cose riportandovi un passaggio magistrale di Sant'Agostino. Io la prima volta che sentii queste cose proprio furono una luce impressionante, no? Perché su questi termini è difficile fare una buona chiarezza. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre, con la P maiuscola. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Qui Gesù comincia a insinuare. E loro di nuovo si difendono. Siamo liberi, Padre nostro? Padre nostro è Abramo, noi siamo figli di Abramo. Disse loro Gesù, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Prima che leggete il resto, quali sono le grandi opere? Un'opera, una grande opera che Abramo ha fatto, la più grande di tutti, qual è? Dai, questo è facile, questa qui, non fate la scena muta, questa è facilissima, questa qua. Abramo è nostro padre nella? Abramo ha creduto, cioè nel Vangelo di San Giovanni, abbiamo già visto tante volte, qual è? Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato, tutto dipende dalla fede in Gesù. Allora dice, se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo, no? Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità da Dio, questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. E due. Gli risposero, allora, noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio, quindi questi, dice, non...
vanno un po' più in alto, insomma, dice, noi siamo figli di Dio, siamo il popolo di Dio. Disse loro Gesù, se Dio fosse vostro padre, capite? Dico, scusate per un momento, dico, se Dio fosse vostro padre, voi mi amereste perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. E per quale motivo non potete comprendere il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi avete per padre il diavolo, ecco chi è il padre vostro, e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Gesù ha fatto un bellissimo identikit su chi è il diavolo. A me invece voi non credete perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non mi ascoltate, non ascoltate perché non siete da Dio. Gli rispose i giudei, non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Rispose Gesù, io non sono indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei, ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Vi invito a notare una piccola cosa, cioè mettetevi dalla parte dei farisei, perché tutte le obiezioni che fanno i farisei sono tutte obiezioni di apparente buonsenso, fondate nella realtà. Quindi notate sempre il livello sfalsato, il tipico tema di San Giovanni, Gesù che cerca sempre di portare le persone oltre, e quelli che rimangono, come dire, malamente ancorati con i piedi per terra, perché bisogna stare con i piedi per terra, ma bisogna stare santamente con i piedi per terra, no? Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite il nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco, e se dicessi che non lo conosco, sarei un mentitore come voi. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e ne fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Da questi punti i discorsi di San Giovanni è un discorso, veramente potremmo starci una settimana qui sopra, cioè, è molto difficile fare gli incontri biblici sul Vangelo di Giovanni, perché veramente un testo come questo qui meriterebbe ore e ore, insomma, si potrebbe fare un corso di esercizi spirituali tranquillamente, una settimana a meditarci sopra senza nessun problema. Allora, il discorso fondamentale. Concetti fondamentali che Gesù trasmette. Primo, questo vale per il popolo di Israele, così attualizziamo anche un pochino in chiave catechetica. Noi siamo figli di Abramo, quindi noi siamo santi, siamo a posto, che vuoi? Ecco, un discorso simile si potrebbe fare oggi. Io sono battezzato, d'accordo? Io sto a posto, d'accordo? Io sono battezzato, sono credente, quindi... Un conto è l'appartenenza a un popolo, anche la stragrande maggioranza di noi è stato battezzato che era un neonato, giusto? Domanda, che merito ci abbiamo a essere stati battezzati? Io sono nato in Italia, mio padre e mia madre erano cattolici, mi hanno portato a essere battezzato, che merito ce n'ho? Così come a quei tempi un ebreo, tu che merito c'hai che sei nato da famiglie ebraiche che ti hanno circonciso e fai parte del popolo dell'antica alleanza? Nessuno. È un dono questo certamente, ma non è una cosa che ti mette automaticamente al sicuro. Voi sapete che
l'abbiamo visto negli incontri di catechismo negli anni passati, che ci sono alcuni battezzati che in paradiso non ci andranno, purtroppo, e ci sono alcuni non battezzati che in paradiso ci andranno. Ricordate questi discorsi che abbiamo fatto, no? Questo non sminuisce l'importanza e la grandezza dell'appartenenza al popolo di Dio, ma per essere realmente figlio di Abramo, per essere realmente figlio di Dio, devi compiere le opere di Abramo, devi compiere le opere di Dio. Non possiamo noi, come dire, fare del nostro status religioso un paravento, una sicurezza, tanto io sto tranquillo, tanto io sto a posto, tanto io. Quindi questa cosa Gesù l'ha sempre combattuta. Uno. Secondo, se uno non è amico di Dio, sia che lo sappia, sia che non lo sappia, sia che ci creda, sia che non ci creda, questi evidentemente non ci credevano, erano assolutamente convinti del contrario, sta facendo le opere del diavolo. E nella Sacra Scrittura essere figlio significa, chi è il figlio? Il figlio è uno che assomiglia al padre. La somiglianza non è un problema di somiglianza somatica, è un problema di somiglianza reale. Sapete come si dice nel nostro parlare comune, no? Dimmi quello che fai e ti dirò chi sei. Cosa fa il diavolo? Il diavolo mente, il diavolo significa divide, separa, fa del male, è cattivo. Quindi, tu che fai? Cerchi di uccidere me? Respingi la parola di Dio? Sto dicendo, fai questo, quest'altro. Guarda che queste cose non sono opere di Dio, queste sono opere di qualcun altro. Nella misura in cui tu fai questo, ti rendi figlio del diavolo, perché ne compi le opere, e compierne le opere significa assomigliargli. Voi sapete che molta gente, quei pochi che ci credono, non molta, hanno tanta paura dei diavoli, di essere indemoniato, che mi hanno fatto la fattura, che dentro casa ci sta chissà che cosa. Non voglio adesso fare ironia, queste cose purtroppo possono accadere, quando accadono sono cose molto brutte, d'accordo? Ma la cosa di cui essere maggiormente preoccupati non è questa, ma è di assomigliare al diavolo nel senso di cui ne parla Gesù, essere figli suoi in quel senso, cioè nel senso che anche inconsapevolmente, come la stragrande maggioranza delle persone, tu ti potresti trovare ad avere una vita che non c'è niente a che fare con quello che viene da Dio, ma che è esattamente la fotocopia e, come dire, la messa in fedele esecuzione di tutto quello che il diavolo vorrebbe che tu facessi. Quindi opere che non vengono affatto da Dio, che non ti rendono affatto simile a Dio. Purtroppo basta che ci guardiamo un pochino intorno, insomma, non è tanto... E questo è il problema principale, il problema più grande, è il problema dei problemi. Terzo punto, questo è un punto fondamentale questo qui, i figli del diavolo non sono liberi, i figli di Dio sono liberi, c'è un principio, e questo noi adesso possiamo fare un pochino di esempi, chi commette il peccato è schiavo del peccato. Il diavolo al suo seguito c'ha schiavi e servi. Dio al suo seguito c'ha soltanto figli. Non c'ha schiavi e non c'ha servi. Allora, che cosa succede? Lo vediamo in alcuni vizi. Provate a pensare, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato? Se ci abbiamo avuto qualche vizio durante la vita, chi ha fumato, per esempio, questa cosa qui, lo sa. Quando tu fumi, tu non sei il padrone di te stesso, se vuoi essere sincero. Perché se tu non c'hai le sigarette, stai male e campi come un drogato. Tutti quanti i vizi, pensate al vizio del fumo, pensate all'alcol, pensate al gioco, pensate al vizio della lussuria, ai lussuriosi, pensate agli avari. Allora, determinano sempre queste cose. Tu non riesci a distaccarti da quel certo tipo di condotta, se no attraverso sforzi sovrumani. Pensate alle cose più gravi, tossicodipendenti, anche, no? Stessa cosa. C'è una assuefazione, quindi una tendenza ad assumere una condotta uniforme e una tendenza continuamente a aumentare la dose. Chi fuma
chi è stato fumatore lo sa, tende sempre a fumare sempre di più, può arrivare anche a 2 pacchetti al giorno, può arrivare anche a 3 pacchetti al giorno. Chi gioca, gioca sempre di più, chi beve, beve sempre di più, chi è tossicodipendente, lo è sempre di più, chi ha soldi, sapete che l'avarizia è un peccato dei ricchi, non gli bastano mai. E tante volte ho fatto ironia, se voi vedeste i patrimoni delle persone più ricche del mondo, ma se campassero 500 anni e stessero dalla mattina alla sera a togliere tutti gli svizzi di questo mondo, non gli finirebbero. Cioè, non è proprio possibile. Cioè, non è che te puoi comprare il pianeta Terra, capito? Non è possibile. Eppure, accumula. Ma che te devi accumulare? Allora, è una dinamica. Quindi, la libertà viene persa. Io quando ero giovane purtroppo qualche sigaretta me la so fumata, non c'erano le macchinette come adesso, quando io avevo 13-14 anni. La domenica i tabaccai erano chiusi, fumavamo tutti tra noi giovanotti. Se poco rimanesse senza la sigaretta era la fine del mondo. Se qualcuno ha fumato, purtroppo io da giovane l'ho fatto, capisce quello che mi dice. Tu sei libero di dire oggi non mi vado a fumare, non fumo. No, non sei libero. Vuoi smettere? Si può fare, io ho smesso. Se soffre? Tanto. Tantissimo. I figli di Dio non funzionano così. Io oggi ho celebrato la messa, qualcuno mi obbliga a celebrare la messa? Voi, molti di voi siete voluti a messa. Qualcuno ha buttato il fucile contro? Non ha messa un giorno feriale? No. Domani ci andrete? Se te va. Se non te va, non ce l'hai. C'è la libertà. C'è la libertà addirittura anche in quello che è obbligatorio. Dice. A me, ma la domenica bisogna andarci. Sì, bisogna andarci. C'è un precetto. Ma anche il precetto tu lo devi assumere liberamente e volontariamente. Perché se non vai a messa, né il parroco viene a casa tua col fucile, né viene la che stava a prendere e portata a messa fuori per forza, né il nostro Signore ti prende per la collottola e ti porta a messa. Chiaro che le conseguenze della nostra azione hanno delle conseguenze. Allora, il peccato comporta una dinamica di asservimento, di schiavitù. La santità comporta una dinamica di progressiva acquisizione della libertà. Come si passa dal peccato alla santità? Rimanete fedeli alla mia parola e conoscerete la verità. Sarete miei discepoli e conoscendo la verità gradualmente diventerete liberi. Allora, perché liberi? Allora, Sant'Agostino diceva questo, c'è differenza tra libertà, questo è un passaggio delicatissimo, e libero arbitrio. Qual è la differenza? Il libero arbitrio sicuramente qui dentro ce l'abbiamo tutti. Liberi speriamo di esserlo tutti, non è detto che lo sia. Il libero arbitrio è la possibilità di scelta tra qualunque cosa, ma in questa qualunque cosa c'è anche il bene e c'è il male. Se tu scegli il male, però, questa possibilità ti si va indebolendo, perché entrare dalla parte del male significa progressivamente perdere la libertà di fare il bene, la capacità di fare il bene, perché si innesca la dinamica della schiavitù. Allora, diventare realmente liberi, sapete cos'è? Non è più dire che cosa faccio, faccio bene o faccio male, ma dentro l'albero del bene, quale bene faccio? Un esempio, c'ho un'ora di tempo, vado a giocare a poker oppure vado a trovare mia madre è una cosa buona, giocare a poker non tanto. Questo è libero arbitrio. Se scelgo di andare a poker, di andare a giocare a poker, ho fatto una scelta cattiva. Se scelgo di andare da mia madre, ho fatto una cosa buona. Se io sono libero, io da andare a giocare a poker, ci penso nemmeno. Vado da mia madre, o vado a trovare un amico, o vado a fare una visita al Santissimo Sacramento. Quindi le mie scelte non sono mai verso il male, ma sono tutte quante dirette verso i beni. Un bene lecito, un bene migliore, un bene ottimo.
Ecco, Dio, per esempio, che è sommamente libero, è libero in questo modo, perché fare il male non è esercizio della libertà, ma è espressione della nostra debolezza. Sapete che Dio è onnipotente, no? Ah, catechismo, questo ce l'hanno insegnato, spero. Voi siete un pochino grandicelli. Dio può fare ogni cosa, sì, tranne il male. È una limitazione non saper fare il male o una perfezione non poter fare il male? È una perfezione. Perché fare il male è da stupidi, non è da onnipotenti. Allora, la verità ci rende liberi perché, punto primo, ce lo illumina il male e ci fa conoscere sempre di più la distinzione tra il bene e il male, quindi ti farà sempre più fondato, guarda che questo è bene e questo, anche se ti sembra bene, sta attento, è male, non lo fare, e ti darà anche la grazia e la forza di farlo. Quindi il nostro cammino di avvicinamento a Dio è un cammino di progressiva liberazione, essere liberati da tutto ciò che ci può risucchiare e da tutte le cose che ci possono in qualunque modo fare del male. Sant'Agostino diceva: quando una persona non sta nell'amicizia di Dio, quindi che sta nella logica del peccato, non può non peccare. Ecco perché è importante, cioè presto o tardi, per la sua debolezza insita, farà sicuramente delle stupidaggini, grosse quanto una casa, non ce la farà. Se una persona si avvicina al Signore, comincia a esercitare il libero arbitrio, cioè se vuole può non farlo il male, ma ne sentirà la tentazione, dovrà combattere. Se una persona comincia a progredire e diventa santa, sarà sempre meno il male che fa. In paradiso il male non si fa più. Allora lui faceva questo slogan: il peccatore, seguite bene, non può non peccare. La persona che è giustificata, quindi battezzata e che vive in grazia, se vuole può non peccare. La persona che starà in paradiso, il beato e alcuni santi sulla terra, non possono peccare. San Giovanni nelle sue lettere dirà: chiunque è nato da Dio non pecca, chi pecca non lo ha mai visto né conosciuto. E attenzione, non è che non pecca perché vede che tanta gente pensa di non fare nessun peccato, ma pensa di non fare nessun peccato non perché non lo fa, ma perché non conosce la verità, quindi non sa di farli. Questo è molto differente. Ma non pecca perché non li fa proprio più, perché dal male sta lontano come dalla peste bubonica. Quindi questa è la grande rivelazione che Gesù fa in questo brano. E valeva la pena, insomma, di fermarsi su questo. Bene, passiamo a introdurci al sesto segno, che è il cieco nato. Anche qui in questa slide ci sono, ecco, tutto quante i capitoli 9 e 11, poi ci sono le focalizzazioni, gli approfondimenti. Ecco il sesto segno, il cieco nato. Anche qui focalizziamo alcuni passaggi essenziali. Vedremo che all'inizio ti portano sto cieco nato dalla nascita. Una frase che dobbiamo ricordarla, perché lo stesso leitmotiv ricorre qui e nell'episodio della risurrezione di Lazzaro. Domanda che fanno, dice: chi ha peccato perché sia nato cieco? Lui o i genitori? Dietro questa domanda, attenzione, c'è una cosa vera da un punto di vista di fede, cioè le malattie e le disgrazie, e questo è vero, sono tutte conseguenze remote del peccato. La malattia fisica e il male c'è nel mondo a causa del peccato dell'uomo. Però Gesù risponde: né lui né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Qui Gesù dice una cosa molto importante, Lo sapete che negli anni passati, nelle generazioni passate, ci sono stati degli abusi, insomma, con questo. Allora, una persona era malata. Sapete perché molte persone, non so se lo avete conosciuto, io ho conosciuto persone di una certa età che se avevano una malattia, specialmente nei paesi, non lo volevano dire a nessuno, non volevano che si sapesse. Sapete di questa storia? Come se fosse una vergogna personale, di una malattia che è. Cioè, perché c'era una convinzione neanche troppo latente: se si è ammalata, chissà che ha fatto, Dio l'ha punita con la malattia.
Quindi la malattia è punizione per una colpa personale tua. Dire che le malattie sono conseguenze del peccato non significa dire che il malato chissà che ha fatto per essere malato. Qui Gesù lo nega, non hanno peccato né lui né i genitori, quindi non si può stabilire un nesso causale e diretto. Ecco, quando si parla, insomma, bisogna fare sempre molta attenzione. Cioè, c'è una causalità, come dire, ontologica, si direbbe da un punto di vista filosofica, causativa, funzionale, ma non possiamo stabilire dei nessi immediati e dire quello gli è venuto un tumore, gli è venuto un tumore, chissà che ha fatto, Dio l'ha punito. In passato ci sono state queste cose e per questo motivo c'era questo riserbo, dice, non dire a nessuno che, perché se dicono che sanno che sono malato, chi lo sa che pensano l'ho fatto. Non è così, d'accordo? E non sono del tutto sopite queste cose qui, specialmente in certi ambienti, e quanto mi risulta non sono del tutto sopite. Qui Gesù, numero uno, nega questo rapporto causale, ma numero due dice anche un'altra cosa bella: è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Gesù sta dicendo la motivazione per cui permette il male, cioè questo sei stato per una vita cieco dalla nascita, perché oggi sta vivendo il giorno più bello della sua vita. Conoscerà cosa significa vedere dopo tanti anni di oscurità, e soprattutto vedremo che l'episodio del cieco nato termina con un atto di fede in Gesù. Quindi, anni, non sappiamo quanti anni ci aveva questo tizio, di buio, permessi da Dio per questa grande luce. Quindi capite, già in questa frase, questo sono proprio nei primissimi versetti, poi ce lo leggiamo, ma è bene focalizzare. Gesù sta dicendo queste due cose: è vero che il male fisico e tutti i mali hanno come causa remota il peccato dell'uomo, ma guai a stabilire nessi di causalità, dicevano i giuristi, immediata e diretta. Il malato chissà che ha fatto, e mai dimenticare che anche dietro la malattia, che viene direttamente dal peccato dell'uomo, ma c'è una permissione divina, da quella il Signore può trarre una storia di salvezza e di vita. Questo con due parole. Primo passaggio fondamentale. Il secondo, vedremo che Gesù, per far riprendere la vista al cieco nato, usa il fango, prende della terra, ci sputa sopra, scusate, proprio la impasta con la sua saliva e gliela mette sugli occhi, e poi lo manda a lavare nella piscina, e dopo che si è lavato ci vede. Tenete presente perché questo Vangelo viene utilizzato nelle domeniche di Quaresima: perché questo veniva utilizzato nella catechesi degli adulti che dovevano ricevere il battesimo, l'acqua della piscina. Che cos'è la saliva mista alla terra, messa sugli occhi? Qui bisogna andare un pochino, veramente oggi abbiamo letto qualcosa, oggi veramente abbiamo letto nella lettura di liturgia della Chiesa il primo capitolo della Genesi. Nel secondo c'è la spiegazione di come è stato creato l'uomo. Dalla terra, dal fango, anzi, quindi proprio il fango, è Dio che ci soffia sopra, no? Quindi noi siamo fatti di terra. La saliva è ciò per cui noi esseri umani, non solo questo, ma anche grazie a questo, io prima di iniziare ho chiesto un po' d'acqua, perché se si riduce non si riesce a parlare. Allora, che cosa significa? La parola di Gesù, impastata con il fango della tua umanità, ti si mette sugli occhi e ti comincia piano piano a introdurre a quella luce che solo col battesimo poi ti viene in pienezza. I catecumeni, nel tempo che intercorreva tra quando chiedevano il battesimo e quando ricevevano il battesimo, avevano un ampio tempo in cui tanta istruzione catechetica, tante catechesi, tanti Vangeli, tante cose, in cui piano piano cominciavano ad entrare prima in contatto con la parola di Dio. Tant'è vero che i catecumeni partecipavano anticamente, quando c'era il catecumenato proprio ordinario degli adulti, andavano a messa, rimanevano solo fino all'offertorio,
quindi stavano alla prima parte della messa, perché loro, e loro era proprio il tempo in cui dovevano ascoltare tanta parola di Dio. Poi, siccome la seconda parte della messa, dove c'era il sacramento, il mistero, uscivano, e la prima volta che partecipavano a tutta la messa messa insieme era la notte di Pasqua, quando dopo l'omelia il vescovo gli dava il battesimo e la cresima, e poi la bella prima comunione, si vedevano finalmente quanto è bella la messa. Quindi, e perché in quaresima? Perché la quaresima era il tempo in cui, tant'è vero che anche adesso, anche nella nostra diocesi, i battesimi degli adulti vengono fatti dal vescovo la notte di Pasqua, e il periodo, diciamo, proprio più intenso di preparazione, proprio di raffinazione ultima, è la quaresima, che precede immediatamente il battesimo. Ecco perché questo quindi è un capolavoro questo Vangelo, no? Di Sapienza. Lavarsi nella piscina, voi sapete che tra l'altro un tempo, se l'anno scorso siamo voluti andare in Terra Santa, mi dispiace, ma se andassimo in Terra Santa, nella casa di San Giuseppe, quella che si pensa che sia la casa di San Giuseppe, c'è un antico fonte battesimale. Sapete com'erano gli antichi fonti battesimali? Non erano come i nostri, eh? C'erano 7 gradini a scendere e 7 gradini a salire. Ci si entrava fino sotto, proprio immergeva completamente, e poi si usciva, perché era un'espressione simbolica di ciò che il battesimo è. Io sono, il mio uomo vecchio viene annegato nelle acque, quindi partecipa della morte di Cristo, e vengono completamente distrutti i suoi peccati, e esce e risorge come creatura nuova, che ha un nome nuovo, perché il nome di battesimo che prendevano i cristiani era differente da quello precedente, e rimanda al nome nuovo di cui si parla nel libro dell'Apocalisse, il nome nuovo che tutti noi ce l'abbiamo già, che lo scopriremo soltanto in paradiso. Noi non sappiamo, io non lo so qual è il nome nuovo mio, sicuramente sarà bellissimo come il vostro, insomma. Quindi lavarsi è quindi un processo che termina con il lavaggio nella piscina. Oh. Gesù, attenzione, fa questo lavoro, lo manda nella piscina e poi sparisce. Lui non sa chi era Gesù e non lo rincontra subito. Lo pizzicano però i farisei, ecco perché cominciano a dire: guardate che questo era cieco dalla nascita. Dice: ma che è successo? Ma chi è stato? Dice: ma Gesù Nazareno. Allora lo chiappano, adesso poi lo vedremo, lo leggiamo il Vangelo, e gli fanno il quarto grado, perché loro chiaramente erano ostili a Gesù, non ci credevano. Dice: senti, po', ma che ti ha fatto? Ma che ha? Cominciano a parlare con i genitori, ma è veramente cieco dalla nascita? La prima cosa che lui dice è: un profeta. Dice, chi è questo qui? Dice: guarda, questo mi ha aperto gli occhi. Dice: secondo me è un profeta. Un profeta significa, già è tanto, ma ancora non è essere giunti alla più profonda identità di Gesù. È un profeta, è a dire una cosa grande, perché il profeta è colui che parla a nome di Dio, è un uomo di Dio, diremmo noi oggi in termini, quindi è un uomo. Ma dire un uomo di Dio non significa dire è Dio, è un uomo di Dio. Quindi anche il processo, ecco perché questo è un Vangelo battesimale, no? Un processo, come dire, di, si vede proprio come la fede del cieco nato compie un itinerario. La prima cosa che percepisce è questo nome di Dio, sicuramente. Poi vedremo più avanti, alla fine lo incontra il cieco nato Gesù. Anche questo è un tema fondamentale. Sto poraccio viene perseguitato dai giudei, che erano ostili a Gesù, e lo cacciano dalla sinagoga. Quindi questo qui è un altro tema tipico, i Vangeli battesimali, di quando venivano battezzati gli adulti. Sapete, siamo in tempi, insomma, non tranquilli come oggi, no? Quindi incontri il Signore, e spesso e volentieri, aspettati che arrivi la persecuzione, no? L'ultima cosa che dirà, dopo tutto questo, dopo che viene cacciato dalla sinagoga, il cieco incontra Gesù. Lui non sapeva, lui dice: tu credi nel figlio dell'uomo? Gli chiede Gesù. Dice: chi è, Signore, perché io credo in lui? È colui che ti parla. Io credo, attenzione, Signore, poi ve lo faccio vedere, in greco è Kyrios. Kyrios
ve l'ho già detto la volta scorsa, è la traduzione greca di Yahweh, cioè io sono colui che sono, io credo Signore. Quindi è passato da profeta a Signore. Quindi la sua fede in Gesù è perfetta, è piena, è completa. O poi Gesù si leva qualche sassolino dal nome, cioè dei sandali, probabilmente non le scarpe, però qualcuno se lo dice, perché poi incontra pure i farisei. Dice: guardate, figli miei, io sono venuto nel mondo per un giudizio. Avete visto cosa ho fatto? Io sono venuto a ridare la vista ai ciechi, a quelli che sono ciechi senza colpa. Vedi, Gesù passa sempre dalla carne all'anima, dalla materia allo spirito. Ma sono venuto a toglierlo a quelli che pensano di vederci e invece non ci vedono. Lui non lo dice, ma aggiungo io, chi ha orecchi per intendere, intenda. Questa è un'espressione che gli attribuiscono i sinottici, no? Ecco, detto questo, possiamo andarci a gustare la lettura completa di questo capitolo. Ce lo gustiamo meglio, quindi vediamo adesso tutta quanta la storia dopo che l'abbiamo focalizzata. Passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Vedete come quante volte nel Vangelo di San Giovanni Gesù si presenta come luce del mondo, luce del mondo, luce del mondo, eccetera, eccetera, no? Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cielo e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini, quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. E gli diceva: sono io. Allora gli domandavano: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? E gli rispose: attenzione, l'uomo che si chiama Gesù, questo non l'ho scritto nelle slide preparatorie, l'uomo che si chiama Gesù, quindi sta proprio, ancora deve realizzare, no? L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. E gli dissero: dov'è costui? E rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Chi è stato a messa di oggi? Oggi è omelia brevissima, ma abbastanza densa. Attenzione a non sostituire le tradizioni degli uomini a quello che Dio ha fatto, perché su questo sabato, come sappiamo bene, c'era stato richiamato di sopra di tutto e di più, no? È stato uno dei motivi in cui Gesù è entrato in fortissima tensione con l'ambiente religioso del suo tempo. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? Tu dici che non osserva il sabato, ma questo non ci vede, com'è possibile? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose, vedete, siamo passati, l'uomo che si chiama Gesù, secondo step, è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista. Questo ha fatto la commedia, non è vero che era cieco nato. Finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogavano: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? E i genitori di lui risposero:
sappiamo che questo è il nostro figlio, uno, e che è nato cieco, due, ma come ora ci vede lo sappiamo. E chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Ed io vi invito, allora, quando noi vediamo le psicologie dei farisei, io sinceramente ogni volta che le leggo mi prendo un colpo e mi prendo un po' di paura sana, di Signore mio, preservami da questa, perché è facilissimo cadere in queste cose, in queste orribili dinamiche. Quindi, vedi i giudizi che danno, sparano proprio di brutto, sulla base delle apparenze, loro c'avevano tutta quanta la legislazione fatta loro. Il sabato fare del fango e metterlo su tutto, proibito, era un lavoro. Ma questa era una, come dire, esplicitazione dell'osservanza del sabato. Dio aveva detto osservate il sabato, non tutto quello, cioè quello era stato aggiunto dai precetti degli uomini. Quindi trasgredisce un precetto di un uomo dell'osservanza del sabato, quindi questo non viene da Dio, quindi questa cosa non può averla fatta lui e sicuramente non è il Cristo. Guardate che nel corso della storia della Chiesa sono stati anche dei guai per queste cose qui, eh? Lo sapete, no? Non voglio adesso mettere... È stata la storia di Santa Giovanna d'Arco, poverina, tanto per dirne qualcuna. Ci siamo caduti anche noi. Cioè, queste cose nel Vangelo stanno scritte, noi diciamo, ma queste riguardano i farisei, noi no. Se sono state scritte è perché la tentazione del farisei, che ce l'abbiamo tutti quanti, tutti. Quante volte il Papa torna su queste cose? Perché il Papa torna sempre su queste cose? Scusatemi, no, ma sarete intelligenti, no? Perché il Papa ha 80 anni e sono 40 anni che sta nelle gerarchie della Chiesa, quindi queste cose, speriamo non in sé, ma l'avrà viste in giro, l'avrà viste, no? Per questo che ci torna in continuazione, perché ci torna nella speranza che chi ascolta rifletta un pochettino, che queste non sono cose, noi... Quando sentiamo questi Vangeli non dobbiamo subito metterci dalla parte dei buoni, di oh, questi che cattivi, dice Signore mio, ti prego, preservami da questa cosa, ma se ce la dovessi avere fammelo vedere per favore, tieni, perché questo è un guaio, perché questo ci pone fuori dalla possibilità di incontrare la salvezza che ci viene dal Signore, un atteggiamento di questo genere. Quindi stiamo sempre, è sempre meglio camminare di più sporti sul lato dell'umiltà che dal lato opposto, perché l'umiltà non fa mai male, il lato opposto è sempre pericoloso. Quindi quest'uomo da gloria a Dio, quest'uomo è un peccatore sicurissimi al 100%. Quello rispose, attenzione che tra questi farisei, scusate se continuo, non pensiamo, San Paolo era così, San Paolo è diventato San Paolo. Cioè, non erano tutti questi, cioè non è detto che questi fossero tutti quanti farisei, come dire, dalla doppia vita o ipocriti, c'erano anche quelli, Gesù li stigmatizza, ma c'erano anche dei farisei, come dire, tutti di un pezzo, però c'erano proprio i paraocchi, capito, proprio, e la testa squadrata, le teste squadrate, vi avverto subito tutti quanti, se qualcuno c'ha la testa squadrata, sappia che il nostro Signore gli farà il regalo di squadrargliela, sicuro. D'accordo? Perché le teste squadrate con il nostro Signore non ce vanno d'accordo, sicuramente. Quindi quello rispose, se sia un peccatore non lo so, ma una cosa so, io ero cieco e ora ci vedo. Vedete che fa anche sorridere un pochino questo dialogo, no? Allora gli dissero, che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Gli rispose, un'altra volta. Dice, ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete dirlo di nuovo? E qui gli scappa la battuta pure a lui. Se volete forse diventare anche voi suoi discepoli? No. Lo insultarono e dissero, suo discepolo sei tu? Noi siamo discepoli di Mosè. Allora prima c'era Abramo. Poi c'è sta Mosè, capito? Quindi
vedete anche le autorità dietro cui uno si... Le capocce squadrate vanno sempre a cercarsi qualche figura di riferimento e qualche... dietro cui blindarsi. Figliolo di mega, noi tu sei tuo discepolo, noi siamo discepoli di Mosè. Sei proprio sicuro che sei discepolo di Mosè? Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. E l'uomo gli risponde: vedete, alla bocca dei bimbi e dei lattanti ti sei procurato una lode, le persone semplici, le persone ignoranti, guardate. E questo in buona fede, proprio questo mi stupisce. Che voi non sapete di dove sia, cioè voi siete maestri, dottori, eppure mi ha aperto gli occhi, adesso fa un aggiornamento ovvio, dice noi sappiamo, cioè scusate, ma che, dice, è un indemoniato, ma che il diavolo apre gli occhi alla gente? Ma da quando mai si è visto che il diavolo va a fare del bene a qualcuno? Il diavolo non è qualche uomo è capace di aprire gli occhi al prossimo, no, ma allora chi è questo qua? Non ci vuole tanto, no? Se uno ha un minimo di buonsenso. Dice, allora noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno onora Dio e fa la sua volontà, Dio lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Sapete che i ciechi nati il bulbo oculare non ce l'hanno, quindi non è che gli ha semplicemente aperto gli occhi, Gesù gliel'ha proprio fatti, gliel'ha fatti gli occhi, capito? Ex nihilo, direbbero insomma gli autori, no? Se costui non venisse da Dio non avrebbe potuto fare nulla. Io non so com'è il grado di, ma fino a qualche tempo fa, se uno nasceva cieco, se sei cieco nato non guarisci, eh? Cioè le persone che sono cieche nate, cioè io vedo persone famose, non voglio fare nomi perché cantautori famosi italiani e nostrani purtroppo hanno queste infermità e se la tengono, non c'è proprio niente, manco oggi, figuriamoci allora, insomma, no? Quindi se costui non venisse da Dio non avrebbe potuto fare nulla. E gli replicavano, vedete con la superbia allo stato buono, è il superbo, dice. Quella è una persona, sei nato tutto nei peccati e insegna, sei nato tutto nei peccati, quindi loro cosa stanno dicendo? Il contrario di quello che Gesù ha detto all'inizio, dice. Tu perché sei cieco nato? Chi lo sa che è successo qua? Chi lo sa che hanno fatto i tuoi genitori? Chi lo sa perché il male solo ti è passato addosso e ti è venuta la malattia e ti sono venuti manco l'occhio? Tu ti permetti di insegnare a noi che siamo i santi? Figlioli miei. E lo cacciarono fuori. Come un cane. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, quando lo trovò e gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Lui non sapeva manco chi fosse. Quando si è trovato davanti a Gesù non sapeva che era lui. Cioè, chi è il Signore? Adesso qui tocca che cambiamo registro, eh? Eccolo qua. Kyrios. Non ci sta Anna Maria. Kyrios è the Lord. Non è chi è Signore, cioè Signor Pompei. No, chi è Signore, Kyrie. Perché io credo in lui. Gli disse Gesù: tu l'hai visto, è colui che parla con te. Anche qui l'hai visto, non è visto semplicemente, non è blepo, è orao. Scusatemi se faccio, cioè in greco vedere si dice in due modi. Blepo è vedere come sto vedendo io adesso voi, d'accordo? È la vista proprio di orao. Da cui è oracas, è la vista profonda, è la vista, è quando uno ti guarda bene negli occhi e guardandoti bene negli occhi ti conosce per quello che sei, quindi è la conoscenza profonda. E gli disse: credo, Signore. Ecco il verbo della fede, pisteuo, kyrie. Sapete che il simbolo della fede che noi recitiamo la domenica, il credo, è stato fatto nei concili di Niceo di Costantinopoli nel 325 d.C., poi completato nel 381, iniziava così, pisteuomen,
non credo, molto interessante, crediamo, ei stompatera, eccetera, eccetera. Crediamo in Dio Padre Onnipotente, non credo. Adesso, la Chiesa Latina accentua, diciamo così, vuole che ciascun fedele faccia proprio a titolo personale l'atto di fede. Ma dire pisteuon è una cosa più importante, perché la fede, quella che viene professata nel credo, non è la fede tua. Tu entri dentro, questo è un altro piccolo regalino al nostro amico, tu entri dentro una fede che altri ti stanno consegnando. Noi la fede non ce la facciamo per conto nostro, eh. Se tu diventi cristiano, tu aderisci alla fede della Chiesa, tu la devi conoscere, la devi approfondire, puoi fare tutte le domande che vuoi, devi farle e devi chiedere tutte le spiegazioni possibili e immaginabili, ma la fede è questa, la fede non si cambia. Non posso dire sì, io credo a tutto, però che la Madonna è sempre vergine non mi convince, credo a tutto, però secondo me l'inferno non esiste, credo a tutto, però i comandamenti 8 mi stanno bene, altri 2 no. No. Pisteuonen, cioè la fede ci è stata consegnata attraverso la rivelazione da Gesù. Noi l'abbiamo presa, la custodiamo, la approfondiamo e la riconsegniamo, cioè è un blocco. Prendere o lasciare, quindi non si può prendere. Noi siamo, non siamo abituati oggi, no? Quando ero un giovane prete facevo le prediche un pochino più infervorate, parlavo della fede da supermarket, che noi oggi andiamo al supermarket e vediamo lo scaffale, questo me lo prendo, questo mi interessa, questo non mi interessa, lo lascio lì. E purtroppo abbiamo la tentazione, cioè, questo mi piace, cioè, che Dio misericordioso mi piace, che Dio giusto non mi piace, quindi Dio misericordioso, il paradiso mi piace, l'inferno no, quindi questo non si può fare con la fede, no? Io credo, Signore, egli si prostrò innanzi, prosecchiuneo, to worship in inglese, prostrò, non inginocchiato. Già sapete che oggi si fa fatica a inginocchiarsi, mo lo ripeterò qualche altra volta perché è un gesto importante, i gesti del corpo sono importantissimi, non sono risolutivi, d'accordo? Perché uno può anche fare la pagliacciata, no? Quindi può anche fare un'esteriorità sterile. Però il gesto esteriore è importante perché noi siamo, non siamo angeli, noi siamo spiriti incarnati, cioè i gesti del nostro corpo esprimono quello che noi siamo, quindi la prostrazione è il gesto massimo di adorazione possibile e immaginabile, quindi lo riconosce come Signore e prostrandosi lo adorò, bellissimo, e si prostrò dinanzi a lui. E qui Gesù si toglie il sassolino e chiudiamo noi anche oggi il nostro incontro. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventano ciechi. Che significa questa frase? Gesù la spiega più avanti. Noi abbiamo un cieco reale che è diventato vedente, e poi abbiamo dei vedenti reali ma che sono sempre stati ciechi spirituali, e ciechi restano. Un vedente materiale che è diventato un non vedente materiale che è diventato vedente materiale e spirituale. Poi c'era un vedente materiale ma non vedente spirituale, che non vedente spirituale è rimasto, perché alcuni dei farisei che erano con lui dirono queste parole, gli dissero: siamo ciechi anche noi? Attenzione anche qui, un passaggio fondamentale, questo è il richiamo della coscienza. Perché anche quando uno fa il baldanzoso, fa il gradasso, noi siamo questo, chi lo conosce? Cioè, però dinanzi a una cosa del genere, questo apparirà sempre di più nel Vangelo di Giovanni. Pensate quello al macello che faranno dopo la risurrezione di Lazzaro, cioè pazzesco proprio. Cioè, dopo la risurrezione di Lazzaro, ancora peggiore, cioè gli ultimi due segni avete visto, cioè Gesù, guardate che Gesù è intelligente, cioè, è Dio, cioè le cose, proprio le ultime bombe, queste sono bombe queste qua, capito? Non c'è conato, siamo nel 2000, non guarisce manco nel 2000. Un morto da quattro giorni non esce dal cimitero, non ci stanno santi, non ci stanno possibilità. E però c'è la voce della coscienza. Siamo ciechi anche noi, una coscienza però
che non riesce a prevalere, perché è un, anche questa qua è una frase, mo che ci viene a dire che siamo ciechi, però il fatto che l'hanno di stare attenti è quando noi diciamo alcune cose, perché il fatto che già una cosa l'hai detta, anche se la dici male, vuol dire che già la coscienza sta cercando di darti, a me molte volte quando qualcuno viene a dirmi, dice, padre c'è questa cosa, ma andrà bene questa cosa, dico, fermate, prima che ti rispondo io, già che ti sei posto il problema, pregaci sopra, poi ne parliamo. Ma già che ti sei posto il problema, perché ti sei posto il problema? Perché qualcuno ti spinge a chi è questo? Questa voce della coscienza. Quindi comincia a pregarci sopra, poi pensaci, poi ne riparliamo, poi se non riesci a uscire fuori dal problema ti aiuto io, ma tanto pensaci, perché ascoltarla è fondamentale alla voce della coscienza. Siamo ciechi anche noi? Gesù risponde. Ma non è questo, scusate. Gesù, se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Allora, questo è un principio fondamentale, ecco perché non dobbiamo mai giudicare nessuno. Perché molte persone fanno anche tante stupidaggini in maniera inconsapevole. Ora, essere ciechi in maniera inconsapevole fa fare tante stupidaggini, ma lì il Signore ti guarirà. Troverà il modo, se tu stai in buona fede. Il problema è che se tu sei convinto che stai nel giusto, che stai a posto, che sono gli altri che sono sbagliati, se non dai a Dio la possibilità di sorprenderti, di parlarti, capito? Cioè, quello che ha fatto attraverso Gesù, per un ebreo, certamente era una cosa complicata. Perché per un più ebreo credere che Dio si potesse fare uomo, ma questo era, cioè, noi non dobbiamo stare attenti, perché Dio si manifesta nei modi che sa lui, più strani a volte e meno, quindi dobbiamo sempre cambiare un atteggiamento di umile apertura. Se ci sta questo, tu puoi essere il primo cieco di questo mondo, puoi aver fatto tante di quelle, poi quando ci vedrai, questo ve lo dico perché so di cosa parlo, poi piangerai, perché ti accorgerai che quando eri cieco hai fatto tante di quelle cretinate, dici, ah, signore mio, come ho fatto a farle? Le fatte perché eri cieco, non ti rendevi conto. Se poi il Signore ti illumina, è finito tutto, d'accordo? Ma ti illuminerà solo se tu non sei presunto, dici, io non c'ho più niente. Ah, io sto a posto. Vi ho detto tante volte, nella mia esperienza pastorale, io ho avuto più difficoltà, sempre, con persone che hanno quella fede, diciamo così, di tradizione e di abitudine, quindi che più o meno un pochino sono vicine, perché generalmente dietro questa cosa c'è la io sto a posto, non c'ho niente da imparare, tu che mi devi venire a dire, io già so tutto, per carità, Dio ti benedica se fosse vero, io sono contento per te, ma siccome questo è molto raro, questo atteggiamento è sempre da fuggire. Quando invece una persona come sto poraccio lo prendi che e quella è una tabula rasa, quello lì, quello ogni cosa, qualunque cosa gli dici, raccoglie, perché è una scoperta, non c'ha tutte quante queste barriere, tutte quante queste preclusioni. Se c'è una cosa, e concludo, da parroco, da cui dobbiamo stare attenti, di cui dobbiamo avere paura, è se il cuore nostro si mette in queste condizioni. Perché lì Dio dice, siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Perché non date la possibilità di essere tirati fuori dai guai. Sentiremo dire, vi ricordate il discorso della volta scorsa? Vi ho detto che io sono, se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Se una persona si sclerotizza in questo atteggiamento farisaico, così campa e così muore. Non c'è niente da fare. Bene, per oggi possiamo fermarci ringraziando il Signore delle cose belle che speriamo ci siano arrivate.